Siamo con Antonio Rotelli, presidente di Avvocatura di Diritti LGBT, Rete Lanford, e avvocato che ha collaborato con ricerche, approfondimenti e saggi allo studio delle vie legali per il riconoscimento delle coppie di fatto e la legge anagrafica, affiancandosi alle istituzioni e partecipando alla nascita di molte esperienze praticate in Italia. Ecco, allora io partirei da una parola che a volte può creare confusione, però in questo contesto è assolutamente essenziale. Io partirei chiedendoti, Antonio, una definizione di famiglia anagrafica. Cioè, la famiglia anagrafica in che cosa si differenzia, per esempio, dalla tanto sbandierata, ammesso che essa esista, famiglia naturale, piuttosto che dalle cosiddette famiglie di fatto? Qual è la peculiarità dell'attributo anagrafica? Allora, la definizione di famiglia anagrafica, evidentemente è una definizione giuridica, si ritrova all'interno della legge all'interno del regolamento anagrafico. È un regolamento dell'89 che rimanda poi a una legge del 1954. Famiglia, ovviamente, è un concetto che è pregiuridico. È un concetto evidentemente sociale, storico, antropologico, e questo è stato anche ribadito dalla Corte Costituzionale più volte, in particolare nella sentenza 138 del 2010, nella quale era chiamata a decidere se la possibilità per gli omosessuali di sposarsi è garantita o meno dalla Costituzione. La domanda era posta in termini diversi: se c'è un divieto in Costituzione, per il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Non ci interessa adesso questa risposta, però lì la Corte dice che la famiglia è qualcosa che si evolve in continuazione in ambito giuridico. In Italia abbiamo una famiglia che è chiamata famiglia legittima, o meglio famiglia coniugale, quella che è regolamentata in Costituzione, l'articolo 29, e che è fondata sul matrimonio. È la famiglia alla quale, sulla base di un atto giuridico, il matrimonio, lo Stato, l'ordinamento, riconnette tutta una serie di diritti e di doveri. Al di fuori della famiglia coniugale, evidentemente c'è una famiglia, anzi ci sono più famiglie, più modelli familiari, che per scelta o perché impossibilitati non accedono all'istituto matrimoniale. Queste famiglie solitamente vengono chiamate di fatto, la definizione non è onnicomprensiva e non è neanche tanto precisa. Sono famiglie che sono sempre formate da un uomo e una donna, o da due donne, o da due uomini, che hanno meno prole, e che sviluppano un progetto di vita in comune, un progetto per la realizzazione di se stessi, proiettato idealmente per sempre. Per scelta, dicevo, oppure no, non accedono al matrimonio, magari perché si tratta di una famiglia ricomposta da due persone che hanno un'esperienza matrimoniale alle spalle che ancora non è finita, perché il matrimonio si scioglie solo con il divorzio, finisce solo con il divorzio. Oppure da due persone dello stesso sesso che ad oggi non riescono ad accedere al matrimonio perché gli viene impedito. E quindi diciamo che si possono distinguere due sottocategorie: le coppie dello stesso sesso che vorrebbero sposarsi ma non possono, le coppie dello stesso sesso che non hanno intenzione di sposarsi, come accade per le coppie, chiamiamole, eterosessuali. E poi, se vogliamo, c'è anche oggi una terza fattispecie, che è quella delle coppie dello stesso sesso che sono sì sposate ma all'estero. E quindi poi quando tornano in Italia si apre tutto un percorso, una situazione legata al tipo di riconoscimento che quel matrimonio contratto all'estero può avere in Italia, totale, solo in parte, alcuni diritti, eccetera. E questa è la strada che stiamo battendo. Detto questo, famiglia naturale, visto che tu l'hai tirata in ballo, è in realtà qualcosa che non ha nulla a che fare col giuridico e che, se un significato può avere, è proprio quello di rimandare alle esperienze familiari che possiamo riscontrare nella società e che lo Stato non può limitare, disconoscere, perché appunto ci sono. E diciamo che però, dal punto di vista giuridico-filosofico, quando si usa questa espressione, si intende far riferimento ad un modello familiare unico, inscalfibile, perché così sarebbe scritto nella natura. Quindi un modello fatto da un uomo e una donna con prole. Addirittura oggi, poiché esiste questo percorso
di finalmente riconoscimento di piena cittadinanza anche a livello familiare, matrimoniale per i coppie dello stesso sesso, c'è chi nega che possa essere considerata famiglia naturale quella formata da due persone di sesso diverso, quindi eterosessuale, se non c'è la presenza dei figli, che è un assurdo. Però diciamo che è una necessità argomentativa venuta fuori, una giustificazione elaborata per suffragare la negazione dell'accesso al matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Quindi diciamo è uno statuto puramente ideologico, esatto. Cioè dietro la parola natura si nasconde una bella e buona ideologia. Esatto. Che è lo stato di cose che tu hai appena descritto, quindi uno stato molto pulviscolare, chiede alla sfera giuridica di superare questa staticità in una continua evoluzione. Anche perché questa evoluzione, chi sostiene quel concetto di famiglia naturale dovrebbe averlo ben presente, perché la famiglia nucleare che oggi conosciamo, madre, padre e figli, in realtà è una acquisizione recente da parte del diritto, come pure dell'antropologia, della società. Perché? Ma perché fino a pochissimi decenni fa esistevano famiglie allargate. Esistevano nel matrimonio regole che prevedevano la predominanza dell'uomo sulla donna, una differenziazione di diritti, un controllo sui figli che raggiungevano la maggiore età a 21 anni e che non potevano scegliere a loro volta chi sposare perché lo sceglieva la famiglia. Per cui è un sistema di relazioni familiari molto diverso da quello odierno, per cui di naturale non c'è nulla. Come dice un professore di diritto costituzionale, Roberto Pin, se laddove ho usato questa espressione naturale, che è l'articolo 29 della Costituzione, il quale recita: la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, se vogliamo dare un significato a quell'aggettivo naturale, non possiamo che dargli il significato di aspirazione di ogni essere umano a formarsi la propria famiglia. Ma poi si forma la famiglia. E dunque anche la Costituzione consente un'apertura in molteplici sensi, apertura che al momento non è praticata, non è attuata, perché a livello nazionale vi è in questo settore un vuoto legislativo. E in che modo i singoli comuni, tu hai collaborato con esperienze fortemente virtuose, qual è lo spazio di autonomia dei singoli comuni, come possono operare e quali le ricadute fattuali a livello di welfare per le nuove famiglie? Ovviamente io ti darò una risposta convenzionale, non completa, perché il discorso sarebbe molto lungo e, come dire, andrebbe ben al di là della famiglia e del voler parlare di famiglia, perché riguarda il diritto amministrativo, le competenze che lo Stato attribuisce, le regioni attribuiscono ai comuni, e la cosa, diciamo, che la si può inquadrare in questo modo. Intanto nella legge esistono dei riconoscimenti a favore delle cosiddette famiglie di fatto. Non è vero che non esistono, e la Corte Costituzionale l'ha confermato. Esistono delle differenze tra famiglie di fatto e famiglie coniugali, però il riconoscimento c'è. Per esempio esistono tutta una serie di norme nel codice penale, esistono norme in materia di protezione delle persone deboli o nella violenza domestica, che si applicano anche alle coppie famiglie di fatto conviventi, quindi coppie conviventi, così come c'è una legge del 2000 che prevede la possibilità di avere permessi lavorativi retribuiti per assistere il coniuge ammalato, un familiare ammalato. Questo vale anche per il partner convivente. Il diritto, come dire, è più limitato rispetto a quello riconosciuto ai coniugi, però c'è un fatto: che nel nostro ordinamento la famiglia di fatto ha uno statuto. Nella legge anagrafica esiste questo concetto di famiglia anagrafica, che insomma prima o poi non ho definito, che rimanda all'idea di due persone che vivono insieme legati da vincoli affettivi. Perché nella legge anagrafica si fa differenza tra convivenza anagrafica e famiglia anagrafica. Nella convivenza anagrafica vengono ricomprese le esperienze di coabitazione tra persone
che possono anche avere un vincolo affettivo fra di loro, ma non è quella la ragione per cui stanno insieme, che possono essere due o più persone. Si fa l'esempio dei carcerati, si fa l'esempio delle persone che vivono in convento, si fa l'esempio degli anziani che scelgono di vivere insieme perché dividono così le spese, oppure dell'ammalato, dell'anziano che ha una... caregiver, un assistente, eccetera. Quelle sono tutte esperienze di convivenza anagrafica. La famiglia anagrafica invece contraddistingue espressamente la famiglia coniugale con tutti i legami e i livelli di parentela e i legami tra due persone che stanno insieme per ragioni affettive. Anche qui possiamo dire due o più persone, ma ponendo, cioè sottolineando il fatto che non si può assolutamente parlare di famiglia poligamica. Stiamo semplicemente parlando, per esempio, dell'esperienza di due persone che hanno anche figli, quindi sì, effettivi. Sì. Anche se in questo caso il rapporto verticale genitori-figli è comunque protetto sempre da questa definizione di famiglia anagrafica, diciamo nella definizione più ampia di famiglia protetta anche dalla Costituzione. Non c'è il vincolo di coniugio, ma la protezione del minore in quel caso è massima. Quindi la legge anagrafica semplicemente certifica che ci sono in un certo comune due persone che vivono sotto lo stesso tetto perché hanno un progetto di vita comune fondato sull'affetto. Questa è la definizione di famiglia anagrafica. I comuni intanto possono certificare l'esistenza di queste famiglie, proprio perché esiste nella legge una distinzione, e secondo possono intervenire a favore di queste famiglie nell'ambito delle proprie competenze, cioè non hanno la possibilità di invadere competenze che sono attribuite dalla Costituzione o dalla legge ad altri enti locali o allo Stato. Quindi non può invadere la competenza delle province, la competenza legislativa innanzitutto delle regioni e quindi poi dello Stato. Esempio, il comune può certificare l'esistenza famiglia anagrafica, ma non può istituire un registro delle famiglie all'interno dell'ufficio anagrafico. Questo perché, ce l'hanno già detto i giudici, ci sono state esperienze di questo tipo, ma può costituire anche dei registri se volesse per altri scopi suoi che non sono quelli anagrafici, che non tiene in quell'ufficio, deve essere separato in modo che si capisca anche, insomma, che non ha nulla a che fare con l'anagrafe, ma perché l'anagrafe è una competenza statale, non del comune, e il comune, meglio ancora il sindaco, ne è per legge un ufficiale di anagrafe ed è chiamato a gestire e a fare attenzione che questa gestione sia ordinata, ma non ha un'autonomia nel senso appunto di modificare l'anagrafe. Nell'ambito delle sue competenze si tratta innanzitutto di fare una verifica di quelle che sono gli interventi che un comune può fare a favore della sua cittadinanza. Probabilmente per farlo deve prima fare un censimento, li fa già l'Istat i censimenti, per cui i dati sono abbastanza facilmente ricavabili e accessibili, quante sono le famiglie anagrafiche, io direi anche quante sono le convivenze anagrafiche, perché probabilmente può fare qualcosa anche per gli anziani che vivono insieme per ragioni economiche, per dividere le spese. Gli interventi possono essere diversificati, ma certamente può farli, per esempio in materia di asili nido. Può farlo in materia di assistenza sociale. In questo senso ci sono anche poi delle leggi regionali, per esempio in Puglia ce n'è una che facilita l'intervento del comune perché nella legge regionale c'è quel tipo di riconoscimento. In alcuni statuti regionali, penso all'Umbria, penso alla Toscana, c'è ancora una volta in più la protezione anche della famiglia di fatto. La Corte Costituzionale ha detto che quelle disposizioni negli statuti sono da leggere come norme programmatiche, non che come esercizio della regione di un potere che spetta soltanto allo Stato, sempre in materia di Stato civile o di anagrafe, però sono quegli spazi che il comune può, spazi nei quali il comune può infilarsi facendo una politica attiva a favore delle famiglie di fatto. Però ecco, il punto è questo, che innanzitutto il comune deve fare una ricognizione di quelle che sono le sue competenze per capire quanto può fare, fin dove può spingersi.
E ti chiedo un'ultima questione, ti chiedo con un flash. So che la cosa peggiore che si possa fare è chiedere di non argomentare ad un avvocato, ma ti chiedo l'esperienza più virtuosa in Italia all'oggi, secondo il tuo punto di vista, per quanto riguarda il riconoscimento della famiglia anagrafica. Guarda, non te ne citano soltanto, dico due cose che secondo me devono esserci perché possa considerarsi virtuoso. Che esista una certificazione specifica, quindi si dica che c'è una famiglia affettiva, è stata chiamata anche in altri modi, in questo senso ci sono Bologna, Padova, Bari, l'ho citato in ordine cronologico di istituzione, e ancora che appunto il comune si attivi per fare questo tipo di verifica e dopodiché adotti i regolamenti o le delibere necessarie a facilitare l'accesso ai benefici e ai diritti da parte di queste coppie. In questo senso ci sono stati dei tentativi a Torino, a Milano, a Roma, sono, anche se per esempio a Torino, a Milano esistono già queste delibere, addirittura a Milano c'è anche un registro, eccetera, io personalmente li considero ancora un po' in luce, cioè le amministrazioni comunali devono impegnarsi di più per fare prima queste verifiche, perché altrimenti si fa la scelta politica di si decide di aiutare queste coppie, queste famiglie, però poi ci si ferma quando si deve decidere che cosa fare, perché non si sa che cosa fare. Perfetto, grazie Antonio. Prego.